Buongiorno a tutti, in questo video voglio essere breve. Più tardi farò un video dove spiego il significato di Valli di Dio, cioè amico di Dio, vicino a Dio, assegnato a Gesù, ma già è confermato nel Corano. In particolare spiegherò gli ultimi versetti della Sura Maryam 19, dove sembra negare che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. In realtà Isa ibn Allah, ovvero Gesù figlio di Dio, e vi farò capire perché, ma Gesù non è della stessa sostanza di Dio, è il Vali di Dio, è il primo degli angeli, il primogenito della creazione, quindi non della stessa sostanza di Dio. Il Vali significa amico, vicino a Dio. E ve lo spiegherò meglio più tardi, ma ciò cosa significa? Che Gesù, come primo degli angeli, primogenito della creazione, è in ginocchio davanti al Signore del trono, il glorioso, il compassionevole, il misericordioso, intercede per noi. Quindi è giusto venerarlo. Ciò che i sunniti negano, facendo del primo degli angeli, del primogenito della creazione, soltanto un uomo e un profeta, dirlo eresia, ugualmente all'eresia trinitaria. Quindi più tardi chiarirò anche gli ultimi versetti della Sura 19 che sembrano negare che Gesù sia Isa ibn Allah. In realtà lo è ed è uno dei più vicini a Dio. Egli è presso di noi, presso il trono, e intercede per noi. Infatti si merita il titolo di Vali di Dio. Vi spiegherò cosa significa insieme agli ultimi versetti della Sura 19. Quindi, per chi è interessato al Crislam, può chiedermi informazioni e capire che cosa significa prima di giudicare, perché i sunniti giudicano e basta, ma il vero Islam non è questo. Lode a Dio e al suo Messia Gesù.